associo ai ringraziamenti del Presidente, che facciamo anche a nome del Direttore Generale, la Dottoressa Marina Generali. E per noi oggi è un momento significativo perché andiamo ad aggiungere un altro tassello a quel mosaico che è il nostro progetto di cura relazione all'interno del nucleo. E perché una cucina terapeutica all'interno di un nucleo che accoglie persone conviventi con disturbi cognitivi del comportamento? Perché noi crediamo fermamente nelle possibilità dei nostri residenti e quindi la possibilità per loro di sentirsi ancora utili e parte attiva della loro vita quotidiana e di quella della comunità in cui sono inseriti, la possibilità di svolgere un'attività che nella loro vita a casa era significativa, soprattutto per le donne, come diceva il Presidente, e la possibilità anche per i familiari e gli operatori di fare qualcosa non solo per loro, ma anche con loro. Oltre ai ringraziamenti fatti dal Presidente, io vorrei ringraziare anche tutta l'equipe multiprofessionale del nucleo, in particolar modo gli operatori, che ogni giorno sono in grado di trasformare i problemi in sfide attraverso parole e gesti di accoglienza e inclusione. Devo dire innanzitutto che per noi è un onore e un piacere immenso essere qui presenti oggi a questa meravigliosa inaugurazione. Poi questo ambiente familiare oggi lo trovo di nuovo rinnovato e la mia impressione è aumentata, se così si può dire, per cui voi avete ringraziato noi, ma sono io, siamo noi che ringraziamo voi per averci dato veramente questa grande gioia. Grazie a tutti. Siamo molto 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 felici di questo invito come associazione Missione Mattarello. Ci raccontiamo un secondo per non perdere tempo. Missione Mattarello nasce con il terremoto dell'Emilia, che giusto ieri, proprio ieri, abbiamo festeggiato il 7° anno di rinascita da quel triste evento. Quindi noi nasciamo a seguito del terremoto con queste iniziative della Tagliatella Solidale. Quindi, una volta che il nostro impasto è riposato, ci dobbiamo curare di pirlarlo, quindi di mantenere una bella rotondità, perché se partiamo rotondi, più facile il lavoro tondi. Mattarello al centro, occhio, perché oggi avete dei docenti davanti, Mattarello al centro, una spinta verso la parte superiore, ma ci fermiamo 2 centimetri prima, questo è il primo segreto. Alberto, guarda, poi con la mano sotto, la mano piena, senza collassare con la sfoglia, si gira per un quarto d'orologio e si va di nuovo verso la parte superiore. Questo è un primo passo del nostro balletto. Si ripete sempre così, fino a quando il nostro impasto non è poco cresciuto delle dimensioni di una pista grande. Lui cerca di affinarla il più possibile, si abbassa un attimo, che col peso e la gravità del peso comunque lei già un po' si aiuta a cedere, e comincia con i laterali, uno al centro e si riprende.